E adesso devo parlare io, vero? E cosa dovrei dire? Alla fine di tutto questo mi condannerete per il mio delitto. E allora io vi chiedo, che cos'è un delitto? Cos'è la punizione? Perché sembra variare a seconda dei tempi e dei luoghi. Quello che era legale oggi diventa illegale domani. Perché qualche società ha cambiato opinione. E quello che era illegale diventa di colpo legale. Perché tutti quanti lo fanno. Ma non si possono mettere tutti in galera. Io non dico che è giusto o sbagliato. Io dico soltanto che così stanno le cose. E io credo di aver pagato per il mio errore. E se la vostra decisione oggi sarà di darmi dell'altra galera, e il mio avvocato, chiamiamolo avvocato, mi diceva: stai buona Monica, stai calma, non ti arrabbiare, non te la prendere. Ti farò avere un appello, un indulto, un'amnistia, quello, quell'altro e chissà cosa. Questa commedia sta andando avanti da 3 anni e mezzo ormai. E io sono stata buona, sono stata calma, ma ora non posso, perché voi mi avete fatto credere che mi mancavano soltanto 53 giorni, mi avete attaccato questo bel cartello davanti alla mia faccia e ora me lo levate da sotto il naso. E tu, vorrei che tu fossi qui adesso. E sentissi quello che io sento adesso. Perché solo così capiresti che in questo mondo c'è bisogno di una sola cosa. Della pietà. Capiresti che il concetto di ogni società è basato sulla sua capacità di comprensione che possiede. Sulla sua generosità e sul suo senso di giustizia. Ma sarebbe come chiedere ad un orso di cacare nel cesso. Un popolo di porci è strano che non mangi i maiali. Gesù Cristo ha detto di perdonare. Ma io non posso. Perché io odio voi, odio la vostra nazione, odio il vostro popolo e maledetti siano i vostri figli per sempre perché sono porci. Tu sei un porco.